Anna Giulia Firenze, interessantissimo questo brand per più di una ragione, a parte per i capi, primo, grazie, quindi il prodotto, ma poi perché siete tre socie, tre donne giovani, e una, cioè un brand che è nato nel 2016, quindi una startup ancora, possiamo dire. Sì. Sì, diciamo il brand Anna Giulia Firenze è nato con molto, molto entusiasmo, ovviamente. Diciamo il nostro focus è quello di fare un prodotto esclusivamente made in Italy, quindi dal tessuto alla confezione, alla realizzazione completa, dal campionario di tutta la produzione, realizzato vicino Firenze, da dove veniamo. E ovviamente per iniziare un po' la storia e la tradizione del mio e della mia famiglia ha aiutato, però poi c'è stata veramente la volontà di fare un percorso nuovo e indipendente, per cui ecco, è un'esperienza molto entusiasmante, soprattutto perché sia modo di spaziare e di divertirsi anche un pochino. Perché... Parliamo un po' delle linee strategiche, insomma, sì, quindi distribuzione, sì, comunicazione, MCSA CPR, sì, la vostra agenzia, insomma come vi state muovendo per creare intanto awareness e poi anche vendita. Certo, diciamo la cosa molto interessante è stato tutto l'approccio e da un punto di vista di media, quindi di tutta la parte social, Instagram ha aiutato tantissimo perché abbiamo pianificato appunto innanzitutto di essere coerenti con un'immagine, poi di svilupparla da un punto di vista social. Fortunatamente è arrivato anche MCSA CPR, che ci sta dando un grande supporto, e onestamente la giornata di oggi è stata molto soddisfacente. E poi ecco, noi lo adesso... specifichiamo appunto perché ascolta, siamo all'Open Day di MCSA PR, per cui qui vediamo i brand, sì, supportati. Sì, e poi la nostra distribuzione per adesso, abbiamo appunto deciso di fare showroom, al momento abbiamo fatto la prima edizione di showroom a marzo a Parigi, e è stata sicuramente un'esperienza strapositiva che riproporremo per il futuro, perché credo che sia ecco, il target giusto e il punto giusto per la collezione e per il futuro del brand. Posizionamento, insomma, sì, che donna, a che donna guardate? Allora, sicuramente molto femminile. Il target, essendo appunto un prodotto interamente italiano e ricercato e curato, è un medio alto, per cui comunque sicuramente un pubblico internazionale è più pronto a ricepire forse il brand. Fortunatamente possiamo già dire che abbiamo un punto, ovviamente si parla di boutique multibrand su Milano, e poi a livello internazionale. Diciamolo, dove troviamo i vostri capi? Allora, trovate una selezione ovviamente, perché poi il prodotto offre veramente diversi spunti per da My Room 24 qua a Milano in via San Maurilio, e poi abbiamo Cannes, Londra, un punto vendita in Cina appena preso, e Monaco e Kuwait. Com'è essere imprenditrici donne di questi tempi, e soprattutto quali obiettivi vi siete fissati? Allora, essere è impegnativo, perché comunque lo è. Fortunatamente io dico sempre che lavoro in gruppo, per cui non sono sola a fare questo lavoro, e questo aiuta anche per confrontarci, soprattutto perché lo faccio con le mie sorelle, il che è un valore aggiunto secondo me, e è una cosa molto entusiasmante. Per me veramente l'aspetto anche del divertirsi facendo questo lavoro è fondamentale, per cui penso sia fondamentale anche per il successo, perché insomma forse sì, la passione forse si legge, sì, il divertimento forse anche. Sì, è vero, no, altrimenti io in tutti i lavori penso non si potrebbe. Oggi sarebbe ancora più impegnativo perché la concorrenza è molta anche. Senti, sarete soddisfatte se, insomma, da qui a un anno dove volete andare? Allora, io sono molto con i piedi per terra. Io sarò soddisfatta se innanzitutto tutti i punti dove siamo adesso confermeranno di volere il nostro brand anche per l'anno prossimo, e ovviamente sempre mettere sempre un più anno dopo anno, e poi continuare insomma così, con questa filosofia.